Read & Play presenta Book Jam, il canale che vi parla dei libri attraverso la loro colonna sonora. Qui presentiamo recensioni brevi di libri di narrativa, poesia, racconti e saggi. Ogni libro ha la propria soundtrack che potete trovare su readandplay.it e sul nostro account Spotify. Io sono Cecilia Gariup e oggi vi parlo di C'era una volta l'amore, ma ho dovuto ammazzarlo, di Efraim Medina Reyes, ora pubblicato in Italia da Feltrinelli, con la traduzione di Gina Maneri. Non so se descrivere questo romanzo come un'opera di letteratura o un'opera musicale. Certo, è fatto di capitoli, paragrafi, parole, punteggiature e tutto il necessario per essere definito romanzo. Ma, sfogliando e leggendo, e se lo sfoglio lo leggo, beh, allora non può essere che un libro, no? Sembra di assistere a un concerto rock. Di più, a un festival rock, uno di quelli belli grandi, dove non riesce a distinguere gli headliner dai supporter. Sarà forse perché i titoli dei capitoli contengono indicazioni per la colonna sonora perfetta. Ad esempio, il primo capitolo è sottotitolato «Musica dei Sex Pistols». Il tizio che canta si chiama Sid Vicious, un fuori di testa della peggior specie. La donna che amava si chiamava Nancy Spungen. Insieme hanno cercato di fare del loro meglio, di sfondare i duri confini della realtà, e per questo hanno scopato come furetti, si sono bruciati il cervello con droghe di ogni genere, hanno vomitato la loro rabbia in fetidi alberghi. Hanno fatto valere, in tutti i sensi, la loro libertà in un mondo di manichini ambulanti. E poi altri sottotitoli di capitoli sono Musica dei Pearl Jam, Musica di Alice in Chains, All Apologies, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, Musica di Alan Price e via dicendo. Di fatto l'autore ci propone quella che secondo lui è la colonna sonora perfetta per il libro. Il linguaggio è molto vicino a quello musicale, fatto di periodi brevi e frasi ad effetto. Ad esempio, i pochi sottotitoli dei capitoli in cui non viene indicata nessuna musica sono frasi che sembrano essere prese dal testo di una canzone, di quelle perfette per i meme sui social, per intenderci. Ci sono tre regole. 1. C'è sempre una vittima. 2. Cerca di non essere tu. 3. Non ti scordare la seconda regola. Non lo sai che il diavolo non esiste? È solo Dio quando è ubriaco. Sai bene che quando l'amore si spegne è più freddo della morte. Il problema è che le due parti in causa non si spengono contemporaneamente e quando sei la parte ancora accesa preferiresti essere morto. Gli innamorati tendono a tre cose. 1. Dire che il sesso non è la cosa più importante tra loro. 2. Farsi promesse incredibili. E 3. Concepire progetti d'ogni genere per un brillante futuro. Quando si fanno dei progetti con la persona amata, ci si può immaginare qualsiasi cosa tranne che gli stessi progetti possano essere realizzati con un'altra persona. Si considera ogni promessa fatta unica ed eterna. Si immagina che la parola data valga più dell'amore. Non appena comincia a declinare il sesso, che aveva così poca importanza, il resto evapora. Una soundtrack lunga e variegata, fatta di rock, punk, grunge e con escursioni varie verso altri generi, con alcune interessanti scoperte. 28 brani, uno per ogni citazione musicale contenuta nel libro, ma potrebbero essere anche molti di più, dato che spesso si parla di album interi o addirittura genericamente della discografia completa di una band che l'autore in persona consiglia come colonna sonora di un capitolo. La storia è centrata su Rep, diminutivo di Reptil, antieroe per eccellenza. Vive a Cartagena, che chiama costantemente la città immobile. È stato lasciato dalla ragazza perché di fatto la trattava malissimo e ora che lei si è rifatta una vita lui si è pentito e gli sembra di non riuscire a vivere senza. Un classico.
Un personaggio che incorpora il disagio, si trastulla tra serate con gli amici e sogni ad occhi aperti, si ubriaca, è molesto, ha un ego smisurato, annaspa nel disperato tentativo di afferrare un motivo che dia un senso alla propria vita. La sensazione è quella di un disagio adulto ma nostalgico, che strizza l'occhio ai trambusti adolescenziali e che trova modello negli idoli musicali. Sid Vicious e Kurt Cobain vengono presi come esempi di vita. E soprattutto di morte. Uomini tormentati alla continua ricerca di se stessi, senza mai trovarsi veramente, fino al triste e noto epilogo di entrambi. Lui era un poeta, il poeta di cui tutti avevano bisogno. Sua madre una volta gli aveva detto: «Non cercare cose che non fanno per te, Kurt». La sua risposta non si era fatta attendere. «Che ne sai tu di cosa fa per me?» Lei aveva replicato: «Se ti ostini a cercare qualcosa, corri il rischio di trovarla. Non sai mai cosa ti manca finché non fa molto male». Un libro che a pieno diritto può essere inserito tra i grandi classici mondiali che hanno per tema centrale l'annientamento di sé come unica soluzione al male di vivere. Come in Meno di Zero di Bret Easton Ellis o in Blu quasi trasparente di Ryu Murakami, il protagonista si affida agli eccessi come unico sollievo alla mancanza di punti fermi e di motivazioni nella propria vita. Uno dei grandi romanzi rock, un quasi cult, in Colombia lo è, della letteratura musicale. Ogni libreria dovrebbe avere uno scaffale dedicato a questo genere, anche se non è categorizzato né definito, come può esserlo ad esempio un romanzo storico, ma che potremmo arbitrariamente appellare romanzo musicale. Ecco, se solo questo genere narrativo esistesse veramente, questo libro ne sarebbe uno dei maggiori esponenti. Questo è il canale Book Jam di Read and Play. Io sono Cecilia Gariup e la puntata che avete appena ascoltato è stata registrata e mixata da me. Oltre alla mia voce, avete sentito anche quella di Davide Morresi, che ha anche scritto i testi. Vi rimandiamo al prossimo podcast con un altro libro e una nuova colonna sonora. Per sentire le puntate precedenti e future, leggere le nostre recensioni e ascoltare la soundtrack di C'era una volta l'amore ma ho dovuto ammazzarlo di Efraim Medina Reyes, vi invitiamo a seguirci su readandplay.it.